Sua Eccellenza Lena Ek, Ministro dell'Ambiente del Governo svedese, miei colleghi vicepresidenti dell'IPCC, Dottor Dae Kin e Thomas Stoker, capi del gruppo di lavoro 1, Renata Christ, segretario dell'IPCC, rappresentanti del UNFCCC, relatori del rapporto del Working Group 1, delegati di governo, membri dei media, amici. Grande onore e privilegio è per me operare alla 12ª sessione di lavoro dell'IPCC, durante il quale il panel valuterà il contributo al suo quinto rapporto del gruppo di lavoro 1 per ciò che riguarda la fondatezza scientifica del lavoro svolto. Colgo l'occasione, a nome dell'IPCC, per esprimere profonda gratitudine al governo della Svezia, che ha ospitato questa sessione nella splendida città di Stoccolma, e per salutare gli artefici di questo report e i delegati di governo che sono presenti a questo incontro. Stoccolma ci ha già mostrato una nuova era e presa di coscienza nel 1972, con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano, dove ha cominciato a ricevere attenzione il cambiamento climatico. Ma la nostra conoscenza su questa materia non era così ampia e precisa come oggi. In questa sessione, dal Working Group 1, verrà approvato una sintesi per i policy maker, un estratto del report che il mondo sta aspettando da tempo, per quel che sarà la sua manifesta incidenza nei confronti dei negoziati globali in corso e per i futuri dibattiti e le azioni che affronteranno la sfida dei cambiamenti climatici. Come sapete, l'ultimo report completo dell'IPCC è l'AR4, pubblicato nel 2007, e il cui intero valore è stato implementato, aggiornato ed ampliato dai dati scientifici contenuti nell'IR5. Così adesso siamo completamente informati sui cambiamenti climatici e sulle scelte che abbiamo davanti per affrontare le proiezioni legate ai cambiamenti climatici che questo report produrrà. Come ci ha ricordato Thomas Stoker, con le parole del grande statista Willy Brandt, il modo migliore per prevedere il futuro è creare il futuro. Ci sono giustificabili aspettative sul fatto che l'IR5 sarà un report particolarmente comprensibile, scientificamente valente, completo e politicamente rilevante, che ci porterà molto più avanti rispetto alle precedenti analisi. Questo incontro segna un'importante fase nella storia dell'IPCC e delle sue attività, perché siamo al centro di una ricerca che verrà proposta ai governi che sono parte della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Mi piacerebbe encomiare i coach, gli autori e la struttura del Working Group 1 che ci hanno offerto la possibilità di questo storico risultato. Nella mia permanenza di oltre un quarto di secolo presso l'IPCC, la progressiva conoscenza scientifica è stata indirizzata verso questo unico grande obiettivo: coinvolgere l'attenzione dei governi del mondo sulla base del miglior talento scientifico disponibile su questo pianeta. Il lavoro dell'IPCC e dell'IR4 aveva già creato a livello mondiale un livello di profonda consapevolezza su vari aspetti di cambiamenti climatici e sulla scientificità di questi rapporti. Da allora, due rapporti speciali consegnati nel 2011 hanno prodotto una gran moltitudine di informazioni e conoscenze sulle risorse delle energie rinnovabili e sulla loro capacità di mitigare gli effetti delle emissioni dei gas serra ed insieme degli eventi estremi e delle catastrofi come conseguenze del cambiamento climatico, insieme a misure per confrontarsi contro tali accadimenti in anticipo. Da questi due report speciali l'IPCC ha fatto anche molta esperienza e ha visto anche l'efficacia e i riscontri della diffusione delle informazioni dei dati, cosa consentita dall'impegno dei molti che hanno diffuso i report recenti dell'IPCC in ogni parte del globo.
Ma ritengo che questo meeting segnerà uno storico risultato nella comprensione di ciò che ci attende. La bozza del Working Group One fa riferimento ad argomenti come i cambiamenti climatici, il cambio della temperatura nell'innalzamento dei mari, ma è anche concentrato su altre caratteristiche la cui rilevanza è cresciuta nel tempo. Nel report IPCC assumono rilevanza politica alcuni elementi evidenziati dal Work Group One che ci offrono una migliore comprensione delle conseguenze legate a comportamenti globali. Questo report centra risorse come la terra e l'acqua, la sostenibilità ambientale, che sono fondamentali per la vita di questo pianeta. Acqua e terra condizionano ogni forma di vita e loro, a turno, saranno colpite dai cambiamenti climatici. Il gruppo di lavoro 2 e 3 ci offriranno poi la loro analisi relativa alle coste e alle implicazioni connesse ad una inazione in questo ambito, insieme a dettagli di azioni fruibili per noi. Queste saranno portate all'interno della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite per rafforzare la delega dell'IPCC ottenuta nel 1988, che permette al panel internazionale di studiare ed offrire strategie realistiche e responsabili. Strategie che diverranno più diffuse grazie anche al contributo dei gruppi di lavoro 2 e 3, la cui essenziale comprensione e conoscenza chiave è quella di offrire opzioni razionali o scenari di conseguenze di inazioni. Una esaustiva e valevole conoscenza dei fatti non sarebbe stata possibile senza l'adeguata leadership dei responsabili del gruppo di lavoro che mi sono al fianco, e colgo l'occasione per complimentarmi e ringraziarli. And I take this opportunity to compliment and thank them. Vorrei anche esprimere la mia profonda gratitudine a centinaia di ricercatori che hanno lavorato duramente con grande determinazione per assicurare che tutto questo fosse possibile. Questa entusiasmante risposta generale da parte della comunità scientifica è stata fondamentale quando abbiamo designato i relatori del IR5. Scelti in una moltitudine di eccellenze, come ho precedentemente affermato. Ulteriore conferma è stata che il 60% dei relatori selezionati per l'IR5 fossero a conoscenza delle procedure dell'IPCC. E questa è una caratteristica fondamentale che deve essere conosciuta dal mondo, perché la scelta di inclusione nell'IPCC è aperta in ogni sua sezione e dà prova dell'importanza che tutti noi attribuiamo alle nuove conoscenze, alle diverse esperienze e alle prospettive di approccio nuovo. Siamo altrettanto riconoscenti ai governi che si sono fatti carico dell'intero processo dell'IPCC, guide, linee direttive e le note alla pubblicazione del rapporto, così importanti per il contenuto dell'IR5. Ritengo che la valenza dell'IPCC risieda nella forza di una struttura che raccoglie talenti scientifici sotto l'egida di 195 nazioni di governo. Questo assicura l'inclusione di visioni preziose su elementi di rilevanza politica che determinano l'efficacia dei contenuti dei report dell'IPCC. È particolare vedere come valenza scientifica ed insieme influenza politica siano così interconnesse all'interno dell'IPCC e che questo non infici la sua credibilità scientifica né fra i decisori politici né fra il pubblico in tutto il mondo. Qual è il prossimo passo? I processi di struttura hanno superato gli obiettivi prefissati nell'esperienza di Venezia del 2009. Abbiamo anche imparato dall'esperienza del 2010 ed in risposta ad un alto livello di attenzione critica del pubblico nei nostri confronti, il segretario generale delle Nazioni Unite ed io abbiamo chiesto all'Inter Academy Council delle Nazioni Unite di condurre una revisione indipendente dei processi e delle procedure contenuta all'interno dei lavori dell'IPCC. Sono orgoglioso di dire che tutte le raccomandazioni dell'Academy Council in termini di organizzazione e gestione dei processi e delle procedure, nonché dei conflitti di interesse, siano state tutte incluse, con una sola eccezione inapplicabile per questioni pratiche. Vorrei anche sottolineare in questa situazione gli sforzi del panel per recepire velocemente le raccomandazioni che venivano dall'Academy Council.
Nel 2011 l'IPCC ha approvato due rapporti speciali sulle energie rinnovabili, sulle possibili mitigazioni di queste rispetto ai cambiamenti climatici e sui disastri che l'adattamento ai cambiamenti climatici potrebbero produrre. Su questi argomenti ci sono ulteriori rilevazioni che continuano ad ampliare il quadro. Sono pronti i documenti per produrre una guida supplementare sulle coste e complementare questo lavoro prima della fine del 2013. Il contributo dato dal gruppo di lavoro 1 all'IR5 è stato il primo dei tre step che copriranno tutti gli aspetti del cambiamento climatico e che avranno completamento nei prossimi 12 mesi. Il contributo del Working Group 2 sulla vulnerabilità del sistema ai cambiamenti sarà approvato dal panel nel marzo del 2014. Il contributo del gruppo di lavoro 3 per le mitigazioni dei cambiamenti climatici inclusi nell'IR5 sarà approvato nell'aprile 2014 e una sintesi di questo rapporto sarà fruibile già nell'ottobre del 2014. Adesso è cruciale mostrare i risultati dell'IR5 e diffonderli, determinando effetti in ogni parte del globo. Ovviamente ci aspettiamo reazioni diverse al report, con cui ci confronteremo volentieri, ma continueremo a dimostrare che le rilevazioni sono valenti, obiettive e scientifiche, prodotte all'interno di un sistema di massima trasparenza e piena apertura. Le mie conclusioni riportano un messaggio ai governi. I rilevamenti prodotti dall'IR5 danno prova di rilevazioni scientifiche che offriranno ai governi differenti opzioni e soluzioni per fronteggiare il cambiamento climatico all'interno dei processi considerati. Spero che le informazioni e l'illuminazione di una politica che guarda nel futuro saprà usare le informazioni scientifiche prodotte dal report dell'IPCC. L'approvazione del contributo del gruppo di lavoro 1 all'IR5 determina il primo step di una positiva azione all'interno delle negoziazioni dell'UNFCCC. In questa fase diventa cruciale che i lavori del Working Group 1 possano essere presentati nel prossimo novembre alla 19ª sezione dell'ONU in Polonia, a Varsavia, da parte di tutti gli Stati membri. Devo ancora ringraziare il governo svedese, l'organizzazione per il lavoro svolto, i miei colleghi, lo staff del segretario IPCC e tutti coloro che hanno permesso il successo di questo meeting e facilitato la pubblicazione del report. And the staff of the Secretariat, who have always risen to the occasion and played a major role not merely in helping in the organization of this meeting, but also grazie ai delegati dei governi e ai relatori. Spero sia un meeting estremamente produttivo. I miei ultimi ringraziamenti vanno a Sua Eccellenza il Ministro Lena Ek per averci favorito con la sua presenza. Grazie, grazie molto a tutti. Thank you very much.